Bentornati sul canale di Tagum.it, io sono Amaka e oggi ancora una volta si va ad esplorare l'universo delle resine di altissima qualità perché torniamo a parlare di Figurama Collectors. Il mitico scontro tra Ichigo e Ulquiorra è stato rappresentato da Figurama in questa statua favolosa, un diorama che voglio scoprire al più presto, non l'ho ancora aperta naturalmente, quindi lo faremo insieme, la costruiremo e ovviamente andremo a recensirla nel dettaglio nella seconda parte del video. Prima di partire naturalmente vi chiedo di iscrivervi al canale, attivare la campanella e seguirci su tutti i vari social che trovate qui sotto in descrizione. Abbiamo iniziato anche a seguire TikTok ultimamente, quindi se vi va mi trovate anche lì, scrivete itagon.it. Come sempre vi lascio tutte le informazioni per acquistare questa statua, per andare ad approfondire e vedere foto, notizie, anche il sito ufficiale di Figurama, insomma, come sempre trovate tutto qua sotto. Adesso vi voglio far vedere sta scatola. Oh, allora, naturalmente, come sapete, è vuota perché non riuscirei senz'altro a tirarla su così facilmente, è enorme. Ho giusto sfilato il polistirolo all'interno così da poter dare una sbirciatina, però poi andiamo a montarla insieme. Allora, scatola come sempre molto molto bella, Figurama sappiamo che cura molto l'aspetto del packaging, devo dire molto bella, c'è chiaramente la silhouette della statua, tutte le varie informazioni e vabbè, comunque andiamo ad aprirla. Ecco il solito polistirolo, andiamo a staccare le solite fasce protettive brandizzate Figurama naturalmente. Ecco qua i pezzi, allora abbiamo i due corpi veramente pazzeschi, già si vede la qualità ragazzi, sono entrambi veramente una bomba, vedo un sacco di dettagli, vabbè poi ne parliamo. Poi abbiamo la testa di Ichigo, abbiamo le ali che sono giganti, anche la coda veramente molto lunga, le ali mi hanno veramente impressionato. Ecco qua l'altro livello, chiaramente abbiamo la base che sembra spaventosa, fichissima, guardate che roba. Qua abbiamo braccia, mani, effetti speciali, la testa del Ulquiorra, insomma diversi pezzi. Questo è il momento in cui non guardo le istruzioni, sbaglio tutto il montaggio e faccio dei deliri assoluti. Quindi, onde evitare, andiamo ad aprire questa fantastica busta chiusa con la cera lacca da Figurama, in cui all'interno troviamo il manuale, così magari evito di fare danni. Come sempre, certificato d'autenticità firmato da Shanab e dall'artista 3D Caleb Nefzen. Guardate che bellissima illustrazione. Questo è perfetto da mettere dietro la statua, magari anche con il certificato in bella vista, per aumentare ancora di più il pregio di questo prodotto. Ma io cercavo lui, manualozzo di istruzioni con carta gommata, come sempre. Questo rispecchia più o meno i manuali di istruzioni che abbiamo già visto nelle altre statue di Figurama. Ci sono parecchie pagine, sono anche molto belli da sfogliare, perché è vero che c'è il montaggio, ma comunque riusciamo ad apprezzare anche tutti i vari pezzi, tutti i contenuti della statua. E qui, come vedete, la vedete completa, ma adesso la vediamo dal vivo. Oh, ecco qua la base, ammazza quanto pesa. Pesa un botto, raga. Qua dietro c'è anche un interruttore. La prima volta che vedo in una statua di Figurama l'interruttore. Interessante. Che vi faccio vedere per un istante anche il sotto, perché la ripoggio subito perché è molto pesante. Ok, credo che non entrerà nell'inquadratura. Dovrò un attimo sistemare un po' la situazione, eh? Totale comunque, totale, dai. Ok, andiamo avanti con il corpo di Ichigo. Ok, Ichigo ha un perno che va infilato con un po' d'attenzione sulla roccia che troviamo qui sulla base. Guardate che meraviglia. Braccio destro calamitato, si attacca molto facilmente. Ah ragazzi, mamma mia. E avanti con la testa. Allora, qui c'è un perno, non credo sia calamitato, ma a incastro. Con un po' di pazienza sono riuscito ad infilare la testa nel foro, non è calamitata e bisogna infilare perfettamente perché il foro è proprio molto preciso. In questi casi a volte le resine fanno brutti scherzi che non si riesce
a piazzare il pezzo, in realtà pian piano ci è entrato alla perfezione, quindi ottimo. Tacchiamo ora la mandibola, questa invece è calamitata. Tac, facilissimo. E si va avanti con Ulquiorra, il corpo mi ha subito impressionato tantissimo, veramente figo, veramente, veramente figo. Anche qui abbiamo un perno che va a fissarsi su una delle pietre che troviamo sulla base. Nonostante non ci sia la calamita ma è incastro, devo dire che calza a pennello e non ci sono spazi tra la pietra e il piede, insomma, ottimo lavoro. Andiamo avanti con la mano destra di Ulquiorra. E qua il pezzo forte, ragazzi, le ali. Guardate quanto sono fighe. Veramente una bomba, colorate da Dio, veramente una figata. Ok, andiamo a montare la prima. Questa, se vogliamo, è ancora più lunga. Guardate, sembra una falce della morte. Guardate, non riesco nemmeno a farvela vedere per intero. Pazzesca, pazzesca. Qua andiamo proprio ad avvolgere completamente la realizzazione. Accidenti, comunque sembra veramente delicatissima, eh? Rispetto ad altre statue di Figurama, devo dire che bisogna fare molta attenzione perché ci sono parti molto molto sottili. Ok, l'ho messa, ma ragazzi, qua devo dire che ho sudato freddo perché le ali sono veramente molto molto lunghe e estremamente sottili, e effettivamente maneggiare questi pezzi così lunghi è molto pericoloso, bisogna stare attentissimi, anche perché l'attacco che sta dietro le spalle di Ulquiorra bisogna fare un po' di forza per agganciarlo, quindi insomma, operazione molto delicata, attenzione mi raccomando. Speriamo sia un po' più facile da attaccare, ma direi di sì perché vedo la calamita qua sotto, di solito si fa in un attimo. Ecco, a proposito di pezzi sottili, ecco la coda di Ulquiorra che è lunghissima, in resina, delicatissima. Ok, anche la coda non è stata semplicissima, ma per un altro motivo, non tanto per la fragilità, ma perché, vedete, si va ad attorcigliare attorno a Ichigo e bisogna farla passare sotto le gambe di Ulquiorra e incastrare poi dall'altra parte, insomma, dovete farla un po' passare attraverso i due personaggi e più che altro non è proprio intuibile immediatamente dove deve passare, quindi un attimo ho dovuto cercare il posto giusto, però dopo un po' di tentativi ce l'ho fatta. Figurama poi deciso di inserire sulla base degli elementi decorativi, uno per Ichigo e uno per Ulquiorra. Questa è la maschera di Ichigo che andiamo a piazzare qua davanti, mentre questo è quello di Ulquiorra. Inizia a vedersi quasi completa ed è una bomba. Ecco qua la morsielago di Ulquiorra che andiamo subito a piazzare. Poi c'è la mezzaluna che va piazzata proprio al centro della base, che volendo potete piazzare anche l'effect part qui, vedete, si va a agganciare proprio sulla testa, è un pezzo in PVC semitrasparente e c'è un foretto microscopico praticamente invisibile che ci ho messo un attimino per trovarlo, però si va a incastrare su una delle corna di Ichigo. Altra cosa da segnalare è che c'è anche una mano intercambiabile sinistra per Ulquiorra. Per finire c'è questo pezzo di pietra che va piazzato esattamente dietro qua. Potete vedere c'è il bottone che ci permetterà di andare ad accendere i LED all'interno della base. Ecco qua, è calamitato anche questo. Ce l'ho fatta, ragazzi! Pensavo che questa volta sarebbe stato più semplice, perché non so, forse la scatola era un po' più piccola rispetto al solito di Figurama e invece niente, è stata tosta perché comunque ci sono dei pezzi estremamente delicati e più concentrata forse rispetto ad altre loro produzioni, ma è ricca, ricchissima di dettagli e è piena, piena zeppa di roba. Pazzesco, veramente, veramente, veramente stupenda. Il combattimento è uno dei più fighi in assoluto dell'intera saga di Bleach, indubbiamente. Bene, adesso che l'abbiamo montata, giudicate voi, la statua secondo me ha un impatto scenico veramente
Pazzesco. Dopo l'unboxing, il montaggio e le prime sensazioni a caldo, direi di procedere con la recensione dettagliata. A proposito di caldo, scusatemi, ma mi devo togliere la felpa perché è un caldo micidiale. Abbiate pazienza. La statua rappresenta il micidiale scontro tra Ichigo e Ulquiorra avvenuto alla Snoces. Vediamo i due personaggi trasformati alla massima potenza. Ichigo Vastolorde e Ulquiorra Resurrection mentre combattono all'ultimo sangue. Figurama li raffigura in posa dinamica ma ravvicinati, come se stessero per colpirsi da un momento all'altro. Ciò che colpisce subito è infatti, ancora una volta, la dinamicità del tutto. Infatti Figurama si è distinta per rappresentare delle statue che sembrano effettivamente in movimento e questa statua non è da meno. Altra caratteristica peculiare sono le maschere sul fronte, i due grandi fasci di energia colorata sulla base. In questo caso abbiamo a che fare con della resina trasparente che può essere illuminata a LED. Ichigo scatta in avanti con la sua zampa Kuto in mano, mentre sprigiona alla massima potenza i suoi poteri da Shinigami. I capelli arancioni sono un blocco di resina ben colorata con diverse linee scure. Essendo raffigurati in aria, aumentano il senso di movimento. Il viso è perfettamente fedele alla trasformazione originale e troviamo le caratteristiche corna su cui possiamo fissare l'effect part in PUC trasparente. Le corna sono molto sottili e anche delicate, quindi quando andrete a piazzare l'effect part mi raccomando molta attenzione, anche perché il foro sul PVC trasparente è veramente minuscolo, quindi quando lo andrete ad applicare, attenzione. La muscolatura del corpo è ben intarsiata e realistica, sia sul petto che sulle braccia. Le gambe sono parzialmente nascoste dal vestito strappato, reso molto bene dai movimenti ondulatori e dai segni di strappi e usura. Attenzione, altro dettaglio non da poco, è che la spada è in vero metallo diecast ed è molto lunga e sottile. Su di essa ovviamente troviamo l'elsa con il simbolo induista. La cintura bianca ha dei segni di sporcizia sul rossastro, come se fosse polvere. Mentre la pelle bianca ha molte sfumature sul grigio e riusciamo a vedere la sua porosità grazie all'indiscutibile precisione dei pittori dell'azienda. Come vedete, le ali di Ulquiorra vanno a racchiudere, ad abbracciare completamente la realizzazione, e questa cosa mi è piaciuta veramente un sacco. È proprio come se andasse a delimitare il perimetro della statua, vedete? Va proprio ad abbracciare i due personaggi e l'intera scena. Un dettaglio che mi è piaciuto veramente tanto. Oddio, proprio dettaglio non è, perché anzi è molto caratterizzante proprio della statua. Mi sembra molto elegante come soluzione, meno ingombrante del solito, nonostante sia comunque una statua 1 a 6 con due personaggi e tanti tanti elementi. Infatti è molto densa, ma attenzione, non è confusionaria. La posa di Ulquiorra mi piace molto perché sembra che stia effettivamente volando. Vista di fronte, se non si fa troppo caso al piede sinistro che va ad attaccarsi sulla base, naturalmente, sembra sia effettivamente sospeso per aria, come se fosse arrivato planando verso Ichigo, pronto per sferrare un attacco devastante. Proprio per aumentare questo effetto, le spada è anche più inclinato rispetto a Ichigo. Su di lui la colorazione principale è di un nero abbastanza uniforme e opaco, ma grazie alla scultura anche qui troviamo una certa porosità della pelle e troviamo anche dei peli che donano spessore a tutto. La colorazione del corpo è simile a quella di Ichigo, mentre la muscolatura è ancora più enfatizzata. Inoltre troviamo anche le righe sul bacino, molto molto precise. Il viso mi piace veramente un casino. Oltre allo sculpt che racchiude la personalità dell'Hollow, mi piace anche la colorazione, in particolare degli occhi e delle linee che scendono da essi, tanta roba. Le ali sono veramente enormi, due elementi assolutamente importanti per l'armonia dell'intera opera. Sono ben posizionate, con una colorazione scura che va dal nero al marrone. Fanno una scena pazzesca. Uno dei pezzi più complicati da attaccare è stata la coda, perché parte da qua dietro e va a passare attraverso la base, ma anche attraverso i due personaggi incastrandosi proprio tra di loro, proprio per aumentare questo senso di agglomerato di potenza, e sono tutti ben racchiusi in questa sfera di resina, e la cosa mi ha colpito parecchio. Sul braccio destro è possibile attaccare l'effect part, mentre nella mano sinistra Ulquiorra può impugnare la Murcielago. Ovviamente entrambi hanno il buco che trapassa il loro petto da una parte all'altra. La base è un elemento di grande carattere che va a definire l'intento di Figurama di creare una rottura netta, un vero e proprio muro energetico tra i due, come a raffigurare il loro eterno scontro. Vediamo quindi due parti ben divise al centro, perfetto, con onde che formano
due conche di resina trasparente. Come anticipato, sono illuminabili a LED grazie alla presa che troviamo sul retro della base, con tanto di pezzo calamitato per nasconderla. Troviamo poi le maschere di entrambi i guerrieri sul fronte, proprio a rievocare la loro metamorfosi. Sono state poi aggiunte delle rocce su tutto il perimetro, utili anche per appoggiare due personaggi sulla base. Il sostegno del tutto è molto largo e sembra una struttura in metallo, anch'essa divisa a metà da due colorazioni, una più chiara e una più scura. L'effetto metallico è abbastanza semplice ma credibile. La statua è limitata a 1300 pezzi nel mondo ed è fatta in resina e PVC. In scala 1 a 6, alta 68,5 cm, larga 57,5 cm e profonda 54, per un peso di circa 21 kg. Una statua eccellente, ricca di elementi, densa di contenuto, che mi ha colpito particolarmente proprio per questo senso di agglomerato di potenza. Molto particolare la scelta di spaccare proprio in due la realizzazione, come se ci fossero proprio queste due aree contrapposte di potenza, ed è grazie a questo che Figurama riesce a rievocarci le emozioni, le sensazioni di quell'epico scontro. Come detto all'inizio del video, vi lascio qua sotto in descrizione tutte le informazioni per andare ad approfondire, trovare tutte le informazioni dettagliate di questa statua. Trovate tutti i link in descrizione, ma soprattutto, mi raccomando, voglio sapere che cosa ne pensate voi di questa realizzazione. Ringrazio ancora una volta Figurama per il supporto, anche per questa video recensione è tutto, ci vediamo alla prossima, ciao da Amaka!